Nella sua discesa verso il basso, lo spirito umano è rimasto prigioniero del corpo e della mente. È diventato una jiva, uno spirito incarnato. In questo modo lo spirito ha dimenticato la propria autentica natura divina. Si comporta come se fosse un corpo fisico o una mente individuale. Ha perduto il contatto con l'infinito e con l'eterno. I maestri vengono appunto inviati di tempo in tempo col compito di riportare lo spirito alla sua autentica coscienza divina. Siamo eredi della divinità stessa, siamo venuti dall'infinito e dall'eterno, e è là che dobbiamo tornare. I maestri, una volta che ci hanno preso in carico, non ci abbandonano più fino a quando non ci hanno condotto a questa meta. Ma diceva il maestro Kirpal Singh, una volta che uno spirito è stato posto in cammino, deve arrendersi al maestro. Se si arrende implicitamente ai comandamenti del maestro e li pratica, percorrere la via di ritorno a casa molto rapidamente. Il tempo di ritorno da che cosa dipende? E dal fatto che siamo distratti dai mille attaccamenti che abbiamo contratto con gli oggetti di questo mondo. Ma se abbiamo autentica devozione, vero abbandono al potere di maestro operante al di sopra di noi, il cammino viene percorso meravigliosamente, senza particolari problemi. Quindi occorre abbandono. C'era una volta un devoto che possedeva un bellissimo cavallo, a cui era molto affezionato. Anche tutta la sua famiglia era affezionata a questo cavallo. Ecco che improvvisamente un giorno scomparve. Tutti in famiglia erano molto addolorati. Chissà dove sarà questo cavallo. Qualcuno l'avrà portato via con sé. Disse questo devoto, non preoccupatevi. Tutto quello che succede in questo mondo è una volontà divina. Ecco che infatti dopo qualche tempo questo cavallo riapparve e aveva con sé
Un bellissimo stallone, eh? Disse il devoto, vedete? Avevamo perduto un cavallo con la grazia di Dio, ne abbiamo trovato due. Allora il figlio di questo devoto prese a cavalcare con questo stallone, che era un cavallo molto veloce. Di autentica razza, eh. Ma non essendo ancora molto esperto nel cavalcarlo, cadde e si spezzò un braccio. Questo braccio dovette essere immobilizzato. Era molto addolorato, ma il padre disse: non ti preoccupare, anche questo senza altre volontà divine. Infatti cosa accade? Che il re di un regno vicino dichiarò guerra è il regno dove viveva questo devoto con la sua famiglia. Allora cosa avvenne? Che tutti i giovani vennero reclutati per andare in guerra. Ma questo giovane che aveva il braccio spezzato fu lasciato a casa, naturalmente. Allora cosa successe? Che tutti i giovani che erano dovuti andare in guerra furono in gran parte uccisi, feriti, deportati, vennero sottoposti a tutte le vicissitudini che una guerra comporta. Invece questo giovane aveva scampato questa calamità. Disse il devoto, vedi, è ricaduto da cavallo, sembrava una disgrazia, invece è stata una grande fortuna. Così se abbiamo fede veramente nel Maestro, in Dio, comprenderemo che dietro ogni avvenimento c'è la sua mano. E quindi procederemo lungo il cammino allegramente, senza problemi. I maestri che cosa dicono? Ci danno un comandamento molto importante. Questo comandamento è l'amore. Dicono che dobbiamo amare tutti i nostri simili, tutta la creazione. Perché? Perché che cos'è l'amore? È una corrente di simpatia, di gioia, di buon augurio, che parte dall'amante e va verso l'amato. Se amiamo tutti, cosa succederà? Saremo sempre immersi in questo stato di beatitudine. E questo il Cristo aggiungeva, di amare anche il proprio nemico. Quando riusciamo ad amare anche il proprio nemico, amare i nostri familiari, i nostri amici, chi ci sta intorno, sarà estremamente facile. E allora vivremo immersi in uno stato di infinita beatitudine. Vedremo la presenza di Dio, la presenza del Maestro è veramente ovunque.
questo amore ci apporterà a un continuo stato di pace, gioia, beatitudine. Una volta c'era un gruppo di pellegrini che dovevano attraversare un deserto per recarsi a un santuario. Ai margini di questo deserto si fermarono ad attingere acqua e chiesero informazioni su come attraversare questo deserto che separava fra di loro e il santuario. Mi spiegarono, guardate, fra questo punto di partenza e il santuario c'è una sola oasi, e in quest'oasi c'è un pozzo che è chiamato il pozzo dell'amore. Se riuscite ad attingere acqua da questo pozzo, attraverserete poi senza problemi il rimanente deserto. E allora questi pellegrini si misero in viaggio. Avevano quasi esaurito le scorte della loro acqua quando finalmente giunsero all'oasi. Nel mezzo di questa oasi c'era un pozzo, e un secchio lì accanto. Ma, ahimè, si accorsero con sgomento che non esisteva alcuna corda per attingere acqua con questo secchio. Erano disperati, dissero: qui, se non riusciamo ad attingere acqua, cosa faremo? Moriremo di sete. Ma il più saggio di tutti cosa fece? Disse: toglietevi le cinture dalla vita. Tutti quanti si tolsero le cinture, vennero unite insieme. Ne fecero una lunga corda con cui poterono calare il secchio nel pozzo e trarne tutta l'acqua di cui avrebbero bisogno. Allora capirono perché veniva soprannominato il pozzo dell'amore. Perché soltanto attraverso un gesto di collaborazione, di altruismo, di comunione, dei propri sforzi, si poteva attingere quell'acqua. Così i maestri vengono in questo mondo per darci un'acqua particolare, l'acqua della vita, l'acqua che dà l'ebbrezza divina. Quando abbiamo assaggiato una volta quest'acqua, ne vorremmo bere dell'altra e poi dell'altra ancora. E quest'acqua farà risorgere il nostro spirito a nuova vita. È l'acqua che ci fa attraversare il deserto impervio, un deserto pieno di ostacoli di questo mondo. In questo mondo gli spiriti sono assetati di eternità. È l'unica cosa che manca loro veramente.
In questo mondo siamo esseri mortali perché ci identifichiamo col nostro corpo. L'acqua che dispensa il maestro allontana questa illusione e ci fa trovare la verità. La verità è che siamo figli dell'unico padre dell'intero universo. Abbiamo in eredità la sua stessa conoscenza, amore, beatitudine. Dobbiamo soltanto diventarne coscienti, naturalmente. Dico, in che modo i maestri dello spirito liberano il discepolo dai tentacoli del corpo e della mente? Lo mettono in contatto con la parola divina. Un potere onnipervadente, presente in tutto il creato, che si manifesta come luce, come suono. Il contatto con la parola divina libera lo spirito gradualmente e da tutti gli attaccamenti che ha contratto durante la sua vita attuale e quelle precedenti. È un elisir che lo guarisce di tutti i mali di questo mondo. Lo purifica di tutte le impurità. È come la fiamma di una fornace. Quando abbiamo aperto l'occhio e l'orecchio del nostro spirito, allora possiamo bagnarci a volontà nel lago di nettare che è dentro di noi. La luce e il suono provengono nei piani più elevati della creazione. E risvegliano dentro di noi la divinità assopita, che è già in noi, ma non ne siamo coscienti da chissà quanto tempo. C'era un monaco che viveva in una umile casa ai margini di un centro abitato. Ecco che un mattino era uscito a fare una passeggiata e rientrando verso l'ora di pranzo trovò una persona dentro la sua casa che si aggirava all'interno in modo sospetto. Chiese con gentilezza: ma cosa fai qui dentro? Disse questa persona: guarda, sono un ladro, ero entrato qui dentro nella speranza di trovare qualcosa da rubare. Non aveva trovato assolutamente niente. Stava per andarsene quando questa scelta gli dice: ma
Fermati con me, sto preparando qualcosa da mangiare per il pranzo. Vedrai che non te ne andrai a mani vuote. Allora, con una padella, questo ascetta, arrostì diversi legumi e poi sedettero insieme a pranzo. Ecco che mentre pranzavano questo ladro cominciò a lamentarsi e a dire: sono la persona peggiore di questo mondo. Ho commesso così tanti misfatti che non potrò mai essere perdonato. Tutte queste mie malefatte non possono essere cancellate. Disse l'asceta: non è vero. Ecco, prese la padella, la immerse in un catino pieno d'acqua, la tirò fuori completamente pulita. Vedi, così è anche il tuo spirito. Se entri in contatto dentro di te con l'acqua della divinità, il tuo spirito può essere completamente lavato. E questo ladro rimase così colpito dalla bontà di questa asceta che gli aveva addirittura offerto un pranzo mentre lui voleva derubarlo, che si fermò con lui. Apprese così la disciplina della meditazione e col tempo diventa una persona retta, devota, che aiutava quanti erano nel bisogno. Così il contatto interiore con lo spirito che è in noi, quando impariamo a fare silenzio nella nostra mente, crea veramente un uomo nuovo. Si può dire l'autentico uomo che è dentro di noi. Allo stato attuale, quanti pochi uomini ci sono in questo mondo che siano coscienti dello spirito divino che è dentro di loro. Sono veramente pochi. Ma quando la luce e il suono divini si risvegliano dentro di noi, attraverso la meditazione, allora questo manipolo di fortunati intraprende finalmente una vita nuova, una vita beata. Tutte le calamità vengono ad una allontanate, superate con grande facilità. Ma naturalmente occorre trovare un autentico maestro. Maestro chi è? È uno che proviene o comunque ha raggiunto il piano più elevato dell'intera creazione. L'immutabile permanenza. Ci mette in contatto con la luce e col suono divino che provengono da quel piano. Se li seguiamo saremo infallibilmente condotti là, dove c'è solo immortalità, beatitudine, conoscenza, godimento di tutte le delizie possibili. Mentre siamo in questo mondo a elemosinare pochi piaceri che si alternano invariabilmente
a molti dolori, senza contare che nascita e morte si alternano invariabilmente in questo provvisorio soggiorno terreno. Quindi se seguiamo la via del Maestro veniamo condotti finalmente nell'immutabile permanenza, il regno della beatitudine infinita da cui non c'è più ritorno. Ma in questo mondo ci sono miriadi di strade, che non sono però in grado di condurre al di là dei sensi della mente. Vedete, c'è un insetto che si chiama mantide religiosa perché è seduto con le zampe anteriori come se stesse pregando, unite insieme. Però in realtà cosa fa? Rimanendo lì immobile, attira altri insetti. Li cattura e se li divora. Così le preghiere esteriori, no? Gli esercizi fisici e così via, no? Le discipline mentali servono solo per attirare la gente, ma non riescono a condurli alla meta. Si possono percorrere tutt'al più i primi gradini del viaggio, ma l'anima non viene liberata. Perché? Perché la miriade di istruttori che abbondano in questo mondo sono prigionieri loro stessi. E chi ha le mani legate non può sciogliere i lacci degli altri, naturalmente. Così questo Kali Yuga è il regno dell'illusione, in cui persino la spiritualità a una miriade di imitatori, in cui l'illusione, la menzogna, no? Il materialismo, la ricerca di beni transitori, regnano veramente sovrani. Vedete, in questo Kali Yuga che sta volgendo ormai inesorabilmente al termine, anche tutte le meravigliose invenzioni che il Padre Supremo aveva inviato, ha inviato in questi ultimi, si può dire, decenni, questo ultimo secolo, per coloro che entreranno nell'età dell'oro sono stati carpiti, sono stati usati per dei fini deteriori, invece che per il fine di rendere l'uomo più libero. Una volta lavoratori si alzavano all'alba e lavoravano fino al tramonto, 6 giorni alla settimana almeno,
con l'avvento di tante invenzioni, ora hanno tante comodità. I cavatori qui alle cave di Carrara partivano prima dell'alba per essere sulle cave e tornavano al tramonto. E il lungo cammino che percorrevano a piedi non gli veniva retribuito. Adesso dispongono di automezzi che li portano sulle cave. E però cosa è successo? Che queste meravigliose invenzioni sono poi state usate per fini veramente deteriori. Per esempio, la scienza è stata usata per produrre delle armi terrificanti. Si è fatto più o meno un inventario delle armi nucleari, no? Delle bombe atomiche, chiamiamole, come vengono chiamate volgarmente, che esistono sulla faccia della Terra. Le grandi potenze possiedono almeno 11.000 di queste testate nucleari. Ma cosa se ne fanno di 11.000 testate nucleari? E basterebbero poche decine per cancellare la vita dell'intero pianeta. Prendiamo poi internet. Internet è un mezzo meraviglioso per inviare messaggi quasi in tempo reale. Un'invenzione che può essere utilissima per un'epoca molto evoluta. Ma oggi in che cosa è stato trasformato internet? È una palude veramente piena di ogni genere di cose deteriori, in cui gli insegnamenti del maestro come fiori di loto galleggiano su questa palude. E viene usata appunto per trasmettere ogni genere di oscenità proprio. Anche la televisione è un bellissimo mezzo, ma purtroppo i programmi apprezzabili, che diano un vero indirizzo spirituale, sono molto rari. O comunque che diano diciamo, degli esempi validi di vita. Così i ragazzini sono già armati, quando sono ancora piccoli, sono già armati di telefonino, ma col telefonino ricevono di tutto. Chi controlla che cosa ricevono? E perdono anche molto tempo, inutilmente, su sciocchezze, no? Naturalmente il telefonino è un mezzo meraviglioso, si può inviare anche i messaggi del maestro, ma purtroppo vengono tutte queste invenzioni usate per fini deteriori. E questo perché? Perché manca la conoscenza del proprio spirito, dell'autentico scopo dell'esistenza. Il maestro viene a rimettere le cose a posto, e a dare il vero significato a tutte le meravigliose
invenzioni che accompagneranno l'età che si prepara. Ma per entrare nella Nuova Gerusalemme cosa dobbiamo fare? Dobbiamo essere dei veri cittadini della Nuova Gerusalemme. Eh? Il maestro Kirpal Singh ha riassunto la carta d'identità. Si può vedere. La carta d'identità dei cittadini della Nuova Gerusalemme, che come dice la Bibbia discende dal cielo. Discende dal cielo nel senso che sarà la città perfetta. Il regno tanto atteso che la nostra generazione deve costruire. La carta d'identità, il maestro Kirpal Singh era riassunta nel suo libretto, che abbiamo citato tante volte, sette strade, sette sentieri verso la perfezione. Questa è la carta d'identità del cittadino della Nuova Gerusalemme. Ma questo non bastava, il maestro Kirpal Singh l'ha riassunta ancora di più. Dentro il foglio del diario. Amore per tutti. Vedere in tutti gli esseri umani la presenza di Dio. Sincerità. Vivere una vita vera. Purezza di vita. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, diceva appunto il Cristo. Umiltà, essere pronti a aiutare gli altri. Una dieta strettamente vegetariana che rispetti appunto tutti i nostri simili, anche i nostri fratelli minori, e purifichi la nostra mente. E poi la regina, la regnante della Nuova Gerusalemme, quella regnante della Nuova Gerusalemme, è la meditazione. Vedete, c'è una regina, no, in Inghilterra che sta regnando da moltissimi anni. La meditazione regna ormai da millenni. È stata portata avanti di maestro in maestro. E questa regnerà suprema. E tutte le arti e le scienze si inchineranno umilmente davanti a questa scienza delle scienze. Per questo questa meditazione è stata chiamata universale. Perché non ci sarà individuo che non la praticherà. Ma naturalmente dobbiamo fare un'attenta analisi. In quale misura siamo pronti a entrare in questo regno di perfezione, no? Di amore, di altruismo, di conoscenza, no? Di purezza in pensieri, parole e azioni. L'uomo nuovo. È lo spirito nuovo di cui parla appunto la Bibbia.
In questa città non ci sarà più notte perché la luce di Dio risplenderà suprema. Chi non vorrebbe entrare in una città simile? Ma per entrarci dobbiamo naturalmente lasciare dietro di noi l'uomo vecchio. E costruire dentro di noi l'uomo degno di avere questa carta d'identità.